Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi faccio vedere come realizzare questo bordo che vedete qui. È un bordo molto bello, semplice, elastico e doppio. Iniziamo. Per realizzare questo bordo andremo a utilizzare due fili, filo principale e filo aiutante. Allora, il primo li uniamo in questo modo, vedete? Senza fare un nodino, così. Allora, il primo filo principale passa dall'indice della mano sinistra e il filo aiutante dal pollice, in questo modo qui. Ora io avvio 20 maglie per questo tutorial. Faccio avvio alla nordica. Voi potete scegliere quello che preferite di più. E così andiamo avanti finché non ne abbiamo il numero che vogliamo. Il filo aiutante, come vedete, rimane sotto. Le maglie non devono essere troppo strette. Abbiamo avviato le maglie, ora io per la comodità taglio il filo aiutante e giro i ferri e sono pronta con il primo ferro di andata. Ora dobbiamo fare 6 ferri con lavorazione rasato per il diritto. Se avete bisogno, visto che ho già fatto vedere i video in cui spiego passo per passo come realizzare il rasato per il diritto, lo potete trovare il video qui sotto allegato. Intanto noi ci vediamo quando avete fatto 6 ferri. Ecco, dopo 6 ferri dovete avere questa maglia. Ecco qui, abbiamo fatto i 6 ferri a maglia rasata a diritto. Ora, il settimo ferro va fatto tutto a rovescio. Vedete? Sta creando questa maglia per il diritto, va spezzato in mezzo con un ferro fatto a rovescio. Vedete, questo è la parte del bordo, quello in fondo, dopo che piegheremo il nostro doppio, questa parte qui. Ecco. Allora, ora dobbiamo andare a realizzare, anzi, dobbiamo procedere con la nostra lavorazione a rasato diritto per altri 6 ferri. Ecco. Dopo aver realizzato 13 ferri ci ritroviamo in questa situazione. Vedete, rasato per il diritto primi 6, settima fatto a rovescio per creare il bordino e altri 6 sopra, vedete, sempre per rasato il diritto. Ora, prossimo passo da fare è togliere il filo aiutante da qui in fondo. Lo facciamo piano, vedete? Così, semplice.
Eccoci qui, vedete? Ora prendiamo un altro ferro e rimettiamo tutte le maglie su questo ferro. Ora siamo pronti per fare il bordo, quindi uniamo due ferri, vedete come si combaciano perfettamente perché abbiamo mantenuto lo stesso numero di ferri prima e dopo del spacco che abbiamo fatto. Ecco, allora ora con l'aiuto di un terzo ferro procediamo con unire il bordo. Ora iniziamo a unirli, quindi la maglia di vivaglio io la faccio passare e ora dobbiamo fare questa cosa. Guardate, devo fare una lavorazione per il diritto di due maglie insieme prendendo da entrambi i ferri, vedete, da tutti e due i ferri passo e creo una lavorazione a maglia per il diritto singolare. Guardate, vado nel primo ferro, secondo ferro e prendo e creo una maglia per il diritto che va in automatico a spostarsi sul ferro di destra, creando la nuova maglia singolare. Guardate, semplice. Ecco ancora, guardate, ecco qui. Può sembrare che è un po' brigoso perché comunque devo riuscire a unirli insieme, però la tecnica è quella del diritto, quindi è molto semplice. Con un po' di pratica diventa una cosa basilare. E così procedo tutto il ferro, unendo tutte le maglie. Anche la ultima, vedete, la faccio insieme e chiudo. Ecco, nostro bordo doppio è pronto con questa decorazione molto semplice e molto bella. Vedete? Nostri bordi, due bordi, vedete che c'è quello del campioncino di prima e questo che abbiamo adesso creato insieme. Semplici, veloci, elastici. E comodi se avete bisogno di creare un capo dove dovete far passare elastico.